Cosa è successo? Mi fai gli scherzi? Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Dottor TV. Anche quest'oggi, come di consueto, affronteremo diverse patologie viaggiando tra le realtà dell'azienda USL di Parma, in particolare gli ospedali di Fidenza e di Borgotaro. Oggi parleremo di infertilità maschile. È stato verificato infatti che, diversamente a quanto si credeva un tempo, le cause del mancato concepimento in una coppia riguardano almeno nel 50% dei casi il soggetto maschile. Da sfatare il mito dunque che l'infertilità sia prerogativa prettamente femminile. Poi l'incontinenza maschile, una condizione di cui raramente si parla, ma che può cambiare la vita anche in modo drammatico. Essa colpisce milioni di uomini, spesso limitando il loro stile di vita, le attività e le relazioni. Parleremo poi di cardiopatia ischemica, che rappresenta oggi la principale causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che è stata drasticamente ridotta dalle nuove terapie, anche dalle nuove terapie farmacologiche. Parleremo infine di riabilitazione cardiovascolare. Terapia che insieme ai farmaci e alla terapia interventistica e chirurgica deve far parte integrante del programma di trattamento di un paziente sofferente di cuore. Infine, un viaggio nella radiodiagnostica, parleremo di TAC coronarica, di colonoscopia virtuale, ma non solo. Partiamo dunque subito con il primo doppio focus sull'infertilità maschile e sull'incontinenza maschile e per farlo andiamo all'ospedale di Fidenza. Che cos'è? Che cosa si intende per infertilità maschile? Allora, per infertilità maschile è un concetto veramente molto, molto vasto. Comunque, per dare un'idea, è proprio la difficoltà di riuscire ad avere un concepimento. Questa è una cosa che vediamo ultimamente nelle coppie, affligge moltissime delle coppie non più giovani come era una volta, anche perché l'orologio biologico è completamente sballato rispetto a quelli che erano i precedenti. Cioè ci si sposa molto più tardi per ovvi motivi legati al lavoro, legati allo studio, a tante altre cose. E quindi inevitabilmente si arriva alla decisione di avere un figlio in un'età che è piuttosto avanzata, che non è sicuramente quella per la quale eravamo stati programmati. Quali sono i tipi più frequenti di infertilità? Ma direi genericamente, allora, se parliamo di infertilità di coppia nel senso lato, cioè la problematica se fino ad alcuni decenni fa veniva imputata esclusivamente al sesso femminile, adesso la cosa è decisamente cambiata. Cioè adesso si è arrivati ad un 40-40 e un 20% di cause imprecisate. Quali sono i principali fattori di rischio dell'infertilità maschile, soprattutto tra i giovani? Allora, soprattutto fra i giovani, sicuramente uno dei fattori più importanti è diciamo, il varicocele. Quindi il varicocele è quello che si definisce praticamente una dilatazione delle vene del testicolo, delle varici del testicolo. Questo fatto, nonostante le varie teorie che sono state fatte, eziopatogenetiche sul varicocele, si è visto che tutto sommato è determinato proprio dall'aumento di calore a livello del testicolo. Porta ad una ridotta formazione di spermatozoi di qualità decisamente inferiore a dal punto di vista morfologico e funzionale rispetto a quelli che sono i parametri standard. Il consiglio che si può dare ai giovani fondamentalmente è questo, di controllarsi periodicamente a livello dei genitali, quindi vedere che i testicoli siano scesi in maniera normale e non ci sia un varicocele, quantomeno intorno ai 18 anni, se non ci sono stati fattori predisponenti o altre cose, fare comunque una visita andrologica di controllo. Incontinenza urinaria nell'uomo quando si presenta?
Allora, l'incontinenza urinaria maschile non è frequentissima, per fortuna, però in questi ultimi anni è stata si presenta in maniera più frequente, in quanto abbiamo aumentato gli interventi chirurgici di tipo radicale. L'incontinenza urinaria maschile infatti presuppone un deficit dello sfintere striato quindi questa patologia riconosce appunto una genesi sostanzialmente di carattere chirurgico. Quando la trattiamo? Questo tipo di patologia non può essere trattata in altra maniera, oppure quando le terapie fatte precedentemente hanno fallito. Quali possono essere i tipi di trattamento? Sostanzialmente sono terapie di tipo infiltrativo, come inizio. All'inizio si usano questi agenti che aumentano la compressione sul lume uretrale. L'altro tipo sono delle protesi, delle specie di palloncini che noi mettiamo lateralmente all'uretra e quindi ricreiamo quello che è anatomicamente la prostata. Torniamo in studio perché ora è il momento dell'approfondimento sulla radiologia e la radiodiagnostica. Diamo dunque il benvenuto al dottor Ferdinando Cusmano, responsabile dell'unità operativa di radiodiagnostica dell'ospedale di Fidenza e di San Secondo. Buonasera dottore, innanzitutto. Iniziamo a parlare di dosi di radiazione nella TAC. Ci dobbiamo preoccupare? No, non ci dobbiamo preoccupare, però dobbiamo stare un attimo attenti perché negli ultimi 10 anni la TAC ha avuto uno sviluppo tecnologico molto importante e oggi abbiamo delle apparecchiature che sono molto veloci e che permettono un'acquisizione di un volume corporeo estremamente elevato e importante, ed è questo che ha aumentato la dose al paziente. E il problema della dose ovviamente è un problema che noi medici radiologi sentiamo e abbiamo sempre affrontato nel nostro mestiere e per cui siamo molto attenti, e quindi siamo molto attenti alle indicazioni dell'esame. L'importante appunto è l'appropriatezza della richiesta dell'esame, perché oggi si tende a farne ciclicamente un numero considerevole. E c'è anche da dire che la tecnologia però anche ci ha aiutato a ridurre la dose ai pazienti, perché soprattutto le ultime apparecchiature degli ultimi 2 anni hanno dei sistemi di riduzione di dose decisamente importante, decisamente favorevole al paziente. Comunque, ripeto, per tranquillizzare tutti, e da un lato c'è il personale medico delle radiologie che è molto attento al problema e quindi, se appena ha qualche dubbio sull'indicazione della TAC, cerca di spostare il paziente su delle metodiche che non danno radiazioni ionizzanti. Là dove è estremamente necessario, ovviamente, la dose di radiazione, pur essendo importante, è una dose che però in letteratura fino a oggi non ha mai dimostrato essere pericolosa per i pazienti stessi. Ecco, che cos'è invece la colonscopia virtuale? La colonscopia virtuale è un esame che si fa con la TAC, multistrato, ed è stata introdotta negli ultimi 5-6 anni più o meno. È un esame che consiste nella insufflazione gassosa del colon. Dopo aver iniettato o insufflato aria e disteso le anse del colon, si fanno una serie di scansioni su tutto l'addome per poi ricostruire le immagini ottenute e contemporaneamente abbiamo dei software che ci permettono proprio la navigazione endoluminale nel colon del paziente. È un esame che ha praticamente sostituito il clismopacco, ormai non lo facciamo praticamente più. L'attacco coronarica invece? L'attacco coronarica è un esame molto interessante, e ci vuole anche lì un'apparecchiatura particolare, un'attrezzatura TAC particolare, e un software particolare che ci permette poi di ricostruire le immagini. È un esame che
deve essere fatto bene, perché la parte diciamo, tecnica di impostazione dell'esame è fondamentale. E l'altra cosa fondamentale è l'indicazione per il paziente, perché non va bene per tutti l'attacco coronarica, ma soltanto nei pazienti in cui ci sono delle discrepanze tra la sintomatologia clinica e gli esami che normalmente vengono fatti, tipo l'ecocardiografia. E quindi può sostituire anche eventualmente altri esami? Diciamo che permette di selezionare i pazienti che sono candidati a una coronarografia convenzionale ad altri che possiamo evitare di fargli fare la coronarografia convenzionale. Considerando anche lì che, sempre tornando al problema della dose, ormai abbiamo delle apparecchiature, un esame mediamente, un esame di coronarografia TAC è intorno... varia dai 2 ai 4 millisievert, che rispetto ai 14-20 millisievert di una coronarografia convenzionale. Parliamo ora di liquidi di contrasto. Si può verificare intolleranza ai liquidi di contrasto? Cosa ci dice anche la casistica? I liquidi di contrasto, il problema per quelli, allora, intanto dobbiamo distinguere tra quelli iodati e quelli per risonanza magnetica, che sono due categorie completamente diverse. E sui mezzi di contrasto per risonanza magnetica sono sostanze decisamente molto ben tollerate, non abbiamo praticamente mai visto delle complicanze importanti, tanto che nella normativa non è prevista la necessarietà della presenza nella struttura di un anestesista, cosa che invece è prevista per l'uso dei mezzi di contrasto iodati. Questi ultimi hanno avuto uno sviluppo negli ultimi anni decisamente importante, e tutti questi effetti collaterali sono calati notevolmente. Diciamo che gli effetti avversi di scarsa entità sono intorno al 5%, quelli di entità più importante sono intorno all'1% oggi. Che cos'è invece l'esame dental scan? L'esame dental scan è lo studio praticamente dello spessore osseo, della mandibola e del mascellare superiore ai fini di uno, trattamento di implantologia dentale, e ultimamente proprio la diffusione di questi tipi di trattamenti ha portato a un aumento della richiesta di esami di dental scan. Dall'altra parte possono essere utili anche per studiare delle anomalie, per esempio denti inclusi, oppure i rapporti del terzo molare nei casi di dolori dell'angolo mandibolare, in previsione dell'estrazione dentaria per vedere i rapporti col nervo alveolare inferiore. È un esame molto importante per tutto questo tipo di indicazioni e di trattamenti. Ecco, la signora Giuseppina di Fornovo ci chiede perché agli utenti non viene più consegnata la vecchia lastra. Ma non viene più consegnata perché ormai le radiologie anche nel nostro territorio provinciale è stata tutta digitalizzata, e l'immagine digitale ci consente di poter essere messa e portata su dei supporti magnetici di diverso tipo. Il CD è quello più comune, perché lì effettivamente viene registrato l'esame così come è stato fatto, senza modifiche, senza manipolazioni da parte degli operatori o dei tecnici o dei medici. Ed è più facile da conservare, è praticamente indistruttibile, ed è sicuramente più comodo. Direi che oggi utilizziamo ancora le vecchie lastre per fotografare le immagini digitali, ma soltanto alcune immagini più significative per facilitare, diciamo, la consultazione da parte del medico specialista o degli altri medici, insomma. Ringraziamo il dottor Cusmano, il nostro tempo a disposizione termina qui, perché ora dobbiamo andare all'ospedale di Borgotaro per un altro doppio focus, quello sulla cardiopatia ischemica e sulla riabilitazione cardiovascolare. Andiamo allora a Borgotaro.
Riabilitazione cardiovascolare, come è articolata la struttura? Il nostro è un modulo riabilitativo degenziale, cioè che prevede un trattamento in regime di ricovero, ed è situato all'interno del Dipartimento di Medicina e si compone di 6 posti letto, una palestra, un percorso riabilitativo interno ed un esterno in via di perfezionamento. Naturalmente è una struttura abbastanza giovane che non è ancora completata, però siamo abbastanza molto soddisfatti dei risultati ottenuti. I pazienti ci provengono principalmente dall'ospedale di Parma, ma anche da quello di Vaio. Sono pazienti che presentano diverse tipologie di malattia, ma che tutti hanno un obiettivo: il maggior possibile recupero funzionale dello stato psicofisico con un programma riabilitativo. Come è articolato un ciclo riabilitativo? Noi partiamo con una valutazione iniziale che ci permette di stratificare il paziente secondo diversi gradi di rischio, un rischio alto, medio e basso. Questo ci permetterà poi di formulare un programma riabilitativo personalizzato che naturalmente si compone di diverse fasi, vanno da quello della stabilizzazione clinica, vanno dal controllo dei fattori di rischio, controllo di eventuali aritmie, controllo emodinamiche per stabilizzare il paziente e naturalmente poi passeremo a controllare tutti i fattori di rischio modificabili e anche con delle sedute di educazione sanitaria cercando di modificare eventuali trattamenti sbagliati e stili di vita non corretti. Finito questo, il paziente viene dimesso con diverse modalità, ma principalmente torna a domicilio, riprenderà il suo lavoro e seguirà poi un follow-up dal medico curante o dalle strutture territoriali. Che cos'è la cardiopatia ischemica? La cardiopatia ischemica è, a parte dal punto di vista epidemiologico, bisogna dire la patologia cardiaca più diffusa nella popolazione generale e comprende una varietà di sindromi che vanno da quella più eclatante, che è l'infarto miocardico acuto, a una forma di cardiopatia ischemica cronica, che è l'angina stabile, che dà comunque sintomi al paziente, a forme invece purtroppo più subdole, che fino alla vera e propria ischemia silente, che è tipica del paziente diabetico, per cui il paziente non si accorge di avere un problema a livello cardiaco. Che tipi di esami possono essere eseguiti qui nella realtà dell'ospedale di Borgotaro? Dunque, qui a Borgotaro noi facciamo tutta la parte diagnostica non invasiva, vale a dire bisogna fare una differenza tra una prevenzione primaria, cioè pazienti che arrivano per uno screening generale e che quindi non hanno mai avuto problemi di cuore, tra questo tipo di pazienti e pazienti che invece hanno già avuto una patologia cardiaca per i quali sono previsti degli esami un pochino più specifici. Nei primi naturalmente si farà una visita cardiologica con l'elettrocardiogramma, test provocativi di ischemia che sono il test da sforzo, quindi al cicloergometro, e il monitoraggio dell'elettrocardiogramma nell'arco delle 24 ore. Nei pazienti invece che hanno già avuto un'ischemia, che può essere un infarto, o comunque si hanno avuto già una procedura di rivascolarizzazione dall'angioplastica al bypass, nello specifico appunto io mi occupo di ecocardiografia da stress, che è un esame che praticamente è un esame di imaging, quindi valutiamo sia l'attività elettrica cardiaca sia come si comporta il cuore, quindi il movimento diretto delle camere cardiache sotto stress e facendo la differenza tra cosa accade durante stress e a riposo.